quando cerchi una ricetta, solo una formula è perfetta. Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo What I Eat in a Day. Prima colazione, che ne dite di un bel cappuccino alla mandorla? Mezzo cucchiaino di caffè solubile, un cucchiaino di zucchero e un cucchiaino, anzi facciamo un cucchiaio d'acqua e montiamo bene il tutto. Verrà fuori una schiuma bella spumosa e soda. Vi lascio il video dove ce l'hai col pallino, dove vi insegno a fare questa schiuma fenomenale. In molti mi dite che non riuscite a montarla, ma guardate qui davanti ai vostri occhi, è inequivocabile veramente capire quanto facile sia far venire fuori una schiuma densa e sodissima. Voilà! Adesso in forno vediamo a che punto sono i muffin al cioccolato. Questi sono muffin senza glutine fatti con farina di riso. Ve li farò molto presto sul canale. Ed ecco qui, latte di mandorla freddo, una bella schiuma e un cappuccino fantastico. Mentre per me latte di mandorla caldo, perché Gabriele lo voleva freddo, e così vedete che la schiuma non smonta nemmeno con quello caldo. I muffin sono più che pronti, ok, si va a pappare. Colazione perfetta per iniziare alla grande la giornata. Sto preparando il pranzo, oggi farò un piatto unico, diciamo così. Preparo del riso basmati cotto semplicemente per assorbimento, che accompagnerò a del pollo fatto con paprika e curry e del cavolfiore al vapore. Vi dico velocemente come faccio. Se sentite cigolare il vento che spinge gli infissi, oggi c'è una tormenta a Catania, metto sul fondo del cestello per cuocere a vapore della cipolla, quindi taglio grossolanamente i cavolfiori, li metto qui dentro e lascio cuocere a vapore con dell'acqua già salata. Poi, per quanto riguarda la cottura del riso, sto preparando dell'acqua, una parte di riso e 3 parti di acqua. Faccio cuocere per 10 minuti, poi per assorbimento lascio assorbire tutta l'acqua del riso e poi quando sarà tutta assorbita sarà pronto. Il pollo invece l'ho condito con un bel cucchiaio di curry, un bel cucchiaio di paprika, un po' d'olio, sale e non metto altro per adesso, perché poi ho preparato un brodo vegetale che andrò ad aggiungere in fase di ultima cottura, quando lo spadello, perché poi tutto questo lo metto in padella, andrò ad aggiungere un po' di brodo e un cucchiaio di farina per far addensare il sughetto e farlo diventare cremoso. Quindi adesso procediamo con le varie fasi. Ok, il cavolfiore è pronto, preparo il cestellino e tappo. Qui non bolle ancora niente, quindi dopo andremo a mettere il riso nell'acqua bollente. Ok, l'acqua ha iniziato a bollire, verso il riso, quindi lo tengo una 15-20 minuti ad ebollizione, poi spengo la fiamma, copro col coperchio fino a che tutta l'acqua non verrà assorbita. In una ciotolina metto un cucchiaio di farina, così, e verso un pochino di brodo vegetale. Ora qui succederà un manicomio, ma voi non ci fate caso, voi siete molto più bravi di me. Dopodiché con una frusta mescolo i 2 ingredienti. E allungo. Sto preparando una salsina light da aggiungere al pollo. Fate conto che un cucchiaio di farina poi verrà distribuito per 4 persone. Quindi aggiungo il brodo vegetale. Questo lo butterò dopo in padella a conclusione di cottura del pollo per creare la cremina al curry. Quindi allungo per quanto mi servirà. Ok, butterò tutta questa in una ciotolina e farà rapprendere tutti i sughetti del pollo. Bene, tutto pronto, non ci rimane che attendere i tempi di cottura.
Il riso sta nella pentola coperta, cavolfiori. Ancora il pollo non è sul fuoco, voglio preparare un mini dessert con pochi sensi di colpo. Oggi è domenica, non mi va di far passare la giornata senza un dessert, però che sia un dessert potabile, che non sfasci tutto il buon seminato. E allora, ho preso tre pere, quelle che avevo in casa, ragazzi, qui tra un po' voliamo. Tre pere, metterò in un bicchiere un cucchiaio di cacao amaro, una bustina di questo vanillina e zucchero, allora è zucchero vanigliato, lo so, non ho vaniglia, non ho estratto di vaniglia, l'ho finito, mi serviva un po' di zucchero perché è anche per Enzo, voglio che Enzo mangi questo dolce piuttosto che qualcosa di più calorico, quindi una bustina da 8 grammi per 4 persone mi sembra un buon compromesso. Farò una salsina con cacao, bustine e acqua che verserò sulle pere e poi aggiungerò anche sbriciolati questi biscottini buonissimi che sono i piccoli cuori senza latte, piccoli uova senza uova. A me che siano senza uova non interessa, interessa che siano senza latte, perché in questo periodo ho eliminato il latte perché le sto tentando tutte per il mal di testa. Ho eliminato latte e derivati, quindi niente yogurt, niente formaggi, niente latticini, niente, perché ragazzi, quando si arriva al mio grado di disperazione si prova qualunque cosa, anche se io penso di non essere intollerante al latte, comunque ci provo perché me lo devo. E allora, sono molto buoni, sono buoni sia questi, ma ancor più buoni questi senza gocce di cioccolata, croccanti, buonissimi. Se non potete mangiare derivati del latte, provateli perché sono deliziosi, deliziosi davvero. Diciamo che non è un sacrificio mangiarli, e poi verserò qualche goccina di cioccolata sul tutto. Come prima cosa mettiamo sul fuoco le nostre pere con un fondo d'acqua, poco, le copro e le lascio cuocere un pochino così, pochissimo, eh? Se volessi farlo solo per adulti, alla salsina qui aggiungerei un pochino di rum. Pronta e buona, non è né troppo amara né troppo dolce. Perfetta, mettiamola da parte. Adesso prepariamo il pollo. Metto in padella con tutti i condimenti della marinatura, senza aggiungere altro olio, e faccio andare. Due biscotti sbriciolati sembrano veramente un'infinità di roba, quindi salsina pronta, biscotto sbriciolato pronto, aspettiamo che le pere finiscano di cuocere. Qui il pollo allegramente va. A questo punto il pollo è pronto per ricevere il brodino addizionato di farina. Lo verso tutto così e mescolo e faccio assorbire finché questo liquido non diventa una bella cremina. Il tempo di riprendere il bollore si addenserà subito. Intanto le pere cuociono. Il nostro pollo direi che è pronto. Guardate la cremina, che meraviglia, buonissima. Un pollo al curry fantastico, pronti per impiattare. Ed ecco qui il nostro piatto pronto. Carboidrati, proteine gustose e verdure per riempire anche un po'. Questo è il mio piatto, questo è il piatto di Gabriele con più carboidrati e più proteine, questo è il piatto di Enzino che
scommetto mangerà solo questo e quello farà i capricci. Allora ho messo un po' più olio, io invece mi sono mantenuta leggerina con l'olio. Comunque questo è un piatto buono, vi assicuro, nutriente, abbastanza bilanciato, credo del tutto ad occhio. E buon pranzo. Qui anche le pere, tre porzioni con tre impiattamenti diversi. Allora qui ho messo giù le pere, poi sopra la cremina che è scivolata in basso e sopra la granella di biscotti. Qui invece ho fatto il fondo di salsina e sopra le pere e quindi la granella di biscotti. Qui invece ho impanato le pere con i biscotti e poi ho versato la salsina. Questo è il più porcelloso, questo è il più bello esteticamente. Questo secondo me verrà più buono perché i biscotti sono ammorbiditi dalla cremina al cioccolato. Intanto decidete voi quale vi piace di più. Comunque un dolce con pochi peccati è molto buono. Con Enzo in sottofondo che fa i compiti e io con una mano impeditissima faccio un caffettino, questo qua, oramai solo borbone. Scusate, la macchina non pulitissima, ma ho già fatto tipo 7 caffè, la pulirò stasera, voilà. Ecco, tiro via e prepariamo anche il caffè per il marito. Per la cena, cenetta in solitaria davanti al PC. Ho preso l'abitudine di cenare molto molto presto, ragazzi. Udite udite, per le 6, il 5 e mezza 6, per le 18 io ceno. Quindi piatto unico con cavolfiori al vapore, hummus di ceci, un'insalata di pomodori e un po' di riso, poco poco. Questo è quello che ho mangiato nel corso di tutta la giornata. Spero vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!